Acquistare un'auto di seconda mano è impresa meno semplice di quel che sembra, dal leggere gli annunci e gustarsi le fotografie del mezzo desiderato al metterselo in garage. Il percorso è lungo e non privo di ostacoli. Ma è una scelta che consente di risparmiare o di ottenere, a pari budget, un notevole upgrade per allestimento, dotazione o modello rispetto all'auto nuova. Sempre che seguiate i nostri consigli per acquistare un'auto usata, evitando il classico bidone, approfondiamolo insieme punto per punto. Salvo eccezioni, comprare un'auto di 2 anni e poi rivenderla quando ne ha 4 assicura la possibilità di avere sempre un'auto seminuova con un investimento minimo. Dopo un anno di vita l'auto si svaluta di circa il 30% e nel corso del secondo anno la curva di svalutazione si appiattisce, lasciando un valore residuo intorno al 60%. La curva rimane abbastanza stabile fino al quarto anno, quando l'auto inizia a essere considerata vecchia e la svalutazione aumenta. A quel punto è ora di vendere. Così si ha un'auto sempre nuova e vicina alla normativa sulle emissioni inquinanti, che è molto importante, e con un esborso minimo pari a circa il 15-20% del listino iniziale. Questo andamento delle quotazioni può essere influenzato da restyling o cambi di modello, ovviamente, oppure da novità, come appunto dicevamo prima, sulle normative antinquinamento. E attenzione alla concorrenza delle chilometri zero, pratica che spesso porta a sconti davvero aggressivi. Fine anno è il momento migliore per comprare un'auto usata. È vero che all'inizio dell'anno seguente l'auto si sarà svalutata, ma spesso negli ultimi mesi il concessionario propone uno sconto superiore alla svalutazione che l'auto subirà proprio con il nuovo anno. Per il dealer è meglio monetizzare subito e non riportare l'immobilizzazione nel bilancio del nuovo anno. Per alcuni venditori poi ci sono anche bonus legati a obiettivi di vendita annuali. Una ricerca su internet è fondamentale. Se avete scelto il modello è bene informarsi online per farsi un quadro preciso con i problemi specifici, le informazioni, le prove su strada o gli aggiornamenti che fanno la differenza sulla dotazione e sulle caratteristiche tecniche. È molto importante anche studiare il trend dei prezzi per qualche settimana sui siti di annunci, scegliere l'esemplare migliore e mettere in concorrenza i venditori. Ma attenzione alle truffe online. Se per esempio vi dicono che l'auto è all'estero e vi chiedono i soldi per il trasporto e farvela vedere, lasciate perdere. Sul web ci si può fare anche un'idea sull'affidabilità del venditore facendo ricerche sui suoi profili social o sui siti specializzati come Trustpilot. Cercate con Google il nome del concessionario e valutate i risultati. Online, sul sito www.aci.it, potete anche verificare se i bolli sono stati pagati tutti. Scegliere un modello di larga diffusione, che non sia identico a mille altri, può fare la differenza, perché ha una dotazione più completa, un abbinamento di colori più originale o cerchi in lega più belli. Quest'auto avrà sempre un'attrazione differente rispetto alle sorelle tutte grigie, con i medesimi cerchi e la stessa stoffa per i sedili. Su queste la battaglia si gioca quasi soltanto su prezzo e chilometri, invece la sorella diversa può spuntare una quotazione più alta. E ricordate che se fino a ieri il cambio automatico poteva essere un'opzione poco gettonata, ora soprattutto per alcune auto è un plus davvero irrinunciabile. I dealer, i concessionari o i salonisti possono offrire auto usate certificate o coperte per legge da una garanzia di 2 anni. Le auto certificate in genere hanno pochi chilometri e sono auto che ci si aspetta non abbiano problemi, sulle quali viene effettuata una serie di controlli e un ripristino se necessario. In questo caso verificate quali controlli prevede la certificazione, quali parti copre e per quanto tempo c'è la garanzia accessoria. Ma oltre che per le garanzie, il dealer può essere la scelta migliore se non siete degli esperti e non avete il classico amico meccanico, ma anche quella più facile se volete chiedere un finanziamento o per alcune case anche il noleggio a lungo termine. Tenete presente che il dealer deve essere molto attento sui chilometri percorsi dall'auto, legalmente rischia un procedimento penale e, se è un dealer ufficiale, addirittura di perdere il mandato della casa. Dovesse capitare qualche inconveniente, in genere si riprende l'auto e vi rende l'assegno. Comprare direttamente da privati ha, in teoria, ma non sempre nella realtà, un vantaggio sul prezzo di acquisto. Con una semplice ricerca online verificate se l'auto costa davvero meno di una venduta da un commerciante, con tanto di garanzia. Non sempre però l'auto del vicino di casa, anche se in buona fede, è l'acquisto migliore. Per esempio, non c'è una garanzia anche sui chilometri percorsi ed è necessario rivolgersi a banche o finanziarie per ottenere il prestito. Se i chilometri non sono reali, ve ne accorgerete al primo tagliando per le auto dopo il 2009.
Avete trovato l'auto che fa il caso vostro? Bene, non vi resta che fissare un appuntamento per andare a guardarla di persona e fare le ultime valutazioni. Andiamo insieme! Innanzitutto verificate bene la vernice, guardate da differenti angolazioni che il colore e la qualità siano uguali su tutte le parti della carrozzeria e che gli allineamenti delle lamiere siano ok, magari mettendovi in coda e davanti per far riflettere la luce e verificarne l'integrità sfruttando i riflessi. Gli accoppiamenti devono essere ben allineati, la verniciatura deve essere omogenea, ogni difformità è sintomo di riparazione. Guardate bene la carrozzeria da prospettive differenti per notare anche i piccoli bozzi. Una riverniciatura frettolosa può lasciare tracce di vernice lungo le cornici dei finestrini, ma anche lungo le cornici dei fanali. A proposito di luci, verificate che siano uguali. Se una è stata sostituita magari da una non originale, è segno che qualcosa è capitato. Guardate bene il vano motore e la giunzione dei parafanghi al telaio per verificare che non ci siano tracce di riverniciatura. Verificate l'usura del volante e dei pedali, ma tenete presente che il rivestimento dei pedali stessi può essere facilmente sostituito, esattamente come quello del volante e della leva del cambio. Come fare? Valutate che tutto l'abitacolo mostri un'usura coerente. Se i pedali sono pressoché nuovi e invece il sedile e i pulsanti sul cruscotto mostrano segni di usura, qualcosa non va. In abitacolo verificate lo stato del rivestimento dei sedili e dell'imbottitura. Se sono troppo usurate, significa chilometraggio elevato. Per avere il giusto parametro, consultate più annunci online per verificare che non sia un difetto congenito. Guardate bene il radiatore, se le sue alette sono tutte in ordine dritte, oppure se alcune sono segnate o piegate. Se in caso di incidente è danneggiato ma non perde, non viene sostituito. Una volta aperto il cofano, assicuratevi che non ci siano trafilaggi, ma nemmeno una pulizia esemplare, che può essere segno di un lavaggio ad hoc per mascherare qualche difetto. Verificate i fluidi, dall'olio motore al liquido refrigerante, che devono essere puliti e non devono essere contaminati a vicenda, dando luogo a un olio tipo gel. Anche il liquido freni deve essere pulito e trasparente, se è scuro è segno di scarsa manutenzione. Gli pneumatici non devono essere consumati in maniera irregolare. Ispezionate anche i cerchi, sia il lato esterno sia il lato interno, perché è vero che è semplice sostituirli, ma un bordo del cerchio molto rovinato significa che anche la sospensione potrebbe avere qualche problema. Se il venditore vi propone due treni di gomme invernale ed estivo, verificate l'usura delle gomme non montate sull'auto. A quadro acceso verificate che tutte le spie siano illuminate per il controllo. Se una non si accende potrebbe essere stata esclusa per mascherare un problema, per esempio all'ABS o agli airbag. Spegnete la radio durante il giro di prova per sentire rumori strani provenienti da motore, cambio, ma anche dal telaio. Vibrazioni sul volante e frenata potente servono per verificare lo stato dei freni. L'auto deve frenare bene, non deviare a destra ma neppure a sinistra. Qui c'è un cambio automatico, ma con quello manuale fate attenzione alla frizione. Se lasciando lentamente il pedale con una marcia alta, tipo la terza, il motore fatica a spegnersi, il disco potrebbe essere molto usurato. Dopo il giro di prova lasciate acceso il motore e verificate, dopo alcuni minuti, se si notano perdite di fluidi e chiedete al venditore di sgasare alcune volte di seguito mentre voi guardate il tubo di scarico. Se esce fumo bianco è condensa, è normale motore freddo. Fumo nero? Alimentazione mal regolata. Fumo azzurro? Problemi seri, il motore brucia olio, girate i tacchi e rivolgetevi altrove. Provate tutti i servizi, dai finestrini al climatizzatore, dalla radio alle luci. Spesso l'auto viene venduta prima di un tagliando importante oppure per evitare una riparazione costosa. È importante ovviamente che tutti i documenti siano presenti e in regola e che la revisione sia stata effettuata. Questi sono quelli obbligatori, che forniscono comunque un'idea del passaggio di mano dell'auto. Se fanno parte del corredo anche tutti i manuali e le garanzie ben conservati ed è possibile ricostruire la storia dell'auto grazie a fatture e libretti di manutenzione coerenti e senza macchia, è un buon segno. Non devono mancare anche le doppie chiavi originali, sia per il costo del duplicato, sia perché la loro presenza è un'ulteriore prova di come il proprietario abbia ben tenuto la macchina. Evitate i saloni affollati, il venditore non deve essere distratto da altri clienti. Più problemi trovate sull'auto, più riuscite a metterlo in difficoltà e più sconto potrete chiedere. Fate finta che quello proposto non sia il vostro colore preferito e non mostrate mai entusiasmo. Portatevi anche un amico che fa la solita parte del poliziotto cattivo, che trova difetti o che tenta, fintamente, di convincervi che quella non è l'auto giusta.
Parlate il meno possibile, fate parlare il venditore. Puntate verso la porta del salone, non verso la scrivania del venditore. Farà di tutto per arpionarvi se capisce che non siete ancora finiti nella sua rete. Una regola è fondamentale: non avere né mostrare troppa fretta, cercate con calma l'esemplare giusto e non sbavate troppo davanti al venditore. Se capisce che avete l'amo nella gengiva, siete in trappola. E voi cosa ne pensate di questi consigli e di questi suggerimenti? Potrebbero esservi utili? Beh, ditemelo nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video, mettete un bel like. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube Motorbox TV e naturalmente di attivare la campanellina per ricevere tutti gli aggiornamenti. E non scordatevi i nostri social, Facebook, Instagram, Twitter e anche il nostro sito www.motorbox.com. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!